modulo documenti ti consente di creare e gestire tutti i documenti necessari per il ciclo di vendita, preventivi, ordini di vendita, documenti di trasporto e fatture pro forma, e per quello di acquisto grazie alla generazione di ordini di acquisto ai fornitori. Dopo la creazione potrai gestire i tuoi documenti dai menu dedicati. In questo video ti mostreremo tutte le funzionalità disponibili usando il menu preventivi a titolo esemplificativo. Il menu Azioni ti consente di eseguire operazioni sui documenti creati. Cliccando su Come funzionano, puoi visualizzare le relazioni esistenti fra i vari stati dei documenti. In base alla presenza o meno di tutti i dati obbligatori per la sua compilazione, un documento si trova inizialmente in stato completo o incompleto. Quando un documento è in uno di questi stati, puoi ancora modificarlo. Puoi anche stampare, duplicare o eliminare un documento incompleto, mentre le altre azioni sono disponibili solo per gli stati successivi. Vuoi inviare un documento per email ai tuoi clienti? Ti basterà cliccare su Invia email. Se hai attivato su Impostazioni il server SMTP per inviare le email dal tuo indirizzo di posta, vedrai il template personalizzato che hai scelto come predefinito. Puoi comunque sempre personalizzare l'oggetto e il testo dell'email. Potrai effettuare l'invio fino a 3 destinatari. Se non hai configurato il server SMTP posta in uscita per invio email, l'email avrà come emittente noreply@fatturazioneelettronica.aruba.it e verrà utilizzato il modello predefinito. Anche in questo caso potrai indicare fino a 3 destinatari cui recapitare il preventivo. Dopo l'invio vedrai l'apposita icona attestante l'effettivo invio del documento al cliente. Se il documento era ancora in stato completo, sarà portato in stato inviato. Puoi anche modificare manualmente lo stato del documento, variandolo dal menu a tendina. Se indichi come inviato un documento in stato completo, il sistema ti chiederà di indicare la data di invio. Potrai eseguire solo i cambi di stato consentiti. Ad esempio, se un preventivo è già stato segnato come approvato, non potrai riportarlo in stato completo o inviato. Per correggere un documento già inviato al cliente, utilizza l'azione Correggi e reinvia. Dopo la correzione, il documento di partenza sarà portato in stato rifiutato o annullato, a seconda della tipologia del documento. E il nuovo documento conterrà una dicitura in causale che riporterà il riferimento del documento precedente. Vedrai in tabella il collegamento tra il nuovo documento creato e quello di partenza. Dalle varie tipologie di documento puoi generare altri documenti, riportando in automatico nel nuovo tutti i dati contenuti in quello di partenza. Da un preventivo, ad esempio, puoi generare un ordine di vendita, un DDT, una proforma o una fattura elettronica. Da un DDT o da una proforma puoi generare una fattura elettronica. Clicca su Come funzionano per scoprire tutte le possibilità. In fase di generazione di un nuovo documento, potrai scegliere se riportare in allegato il PDF del documento originario o gli altri allegati se presenti. Dopo il salvataggio del nuovo documento, i documenti di partenza saranno posti in stato approvato, definitivo per i DDT, e verrà creato un collegamento fra i due documenti. Nel nuovo documento creato sarà inserita una dicitura che attesta il riferimento al documento originale. Per preventivi e proforma la visualizzerai nel blocco causale, per ordini e DDT nel campo documenti correlati. È possibile anche generare una fattura differita relativa a più DDT. Per farlo, seleziona i DDT e clicca su Genera fattura. Nel caso in cui in uno dei DDT selezionati siano presenti prodotti non salvati in anagrafica, verranno visualizzati in fattura con il prezzo uguale a zero e dovrai valorizzare il campo prima dell'invio. I riferimenti ai DDT collegati saranno riportati nella sezione Documenti correlati, con l'indicazione di dettaglio di quanti e quali prodotti presenti in fattura si riferiscono a ciascuno di essi. Se generi una fattura da una proforma in stato incassata, anche la fattura avrà stato incassata e data incasso identica a quella della proforma. Anche in questo caso vedrai sempre in tabella il collegamento tra il documento originale e il nuovo creato.
Per collegare i documenti tra loro, scegli Collega a e seleziona un documento in elenco fra quelli riferiti allo stesso cliente. Potrai anche scegliere un anno fiscale diverso. Dopo il collegamento, vedrai in tabella il collegamento tra il documento originale e il nuovo. Per scollegarli, accedi a Documenti collegati e clicca su Azioni e poi su Scollega documenti. Se vuoi scaricare in locale un documento in PDF o un allegato al documento, clicca sull'icona corrispondente. Per i DDT, dalle impostazioni generali, potrai attivare la conservazione digitale a norma dei DDT, utilizzando il sistema di conservazione incluso nel servizio di fatturazione. In questo modo potrai scaricare, quando disponibili, anche i DDT conservati. Cliccando su un singolo documento, potrai accedere all'anteprima dello stesso, dove troverai anche le sezioni cliente, con l'elenco dei dati del cliente di uno specifico documento, e documenti collegati.